Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostro come preparare la biga per la pizza. Gli ingredienti che ci occorreranno sono: all'interno di una ciotola vado ad inserire tutta la farina, il lievito sbriciolato al suo interno e metto tutta l'acqua. L'acqua a temperatura ambiente. Adesso non dobbiamo impastare fino a far formare la maglia glutinica, ma dobbiamo fare assorbire solamente la farina e lasciare comunque un impasto grezzo. Quindi lo lavorate proprio in questo modo, vedete? Così. L'importante è che la farina viene tutta ben assorbita. In questo modo, vedete? Non appena otteniamo proprio questo risultato, così, vedete? Copriamo la ciotola con pellicola trasparente. E lo lasciamo a temperatura ambiente per un'ora. E dopodiché lo trasferiremo all'interno del frigorifero per 20-24 ore. Sono trascorse 20 ore da quando ho messo la biga all'interno del frigorifero. Vedete come si presenta in questo modo. La biga è pronta per essere utilizzata negli impasti per la pizza. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel prossimo video vi mostrerò come realizzare la pala romana utilizzando appunto la biga.